Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Fare e Disfare. Oggi nuovo video haul di cartoleria di AliExpress, questa volta sugli stickers. L'altro video, l'ultimo video che avevo fatto, l'ultimo video haul di cartoleria era sui timbrini che avevo acquistato appunto sempre su AliExpress. Questa volta invece si tratta degli stickers. Ho deciso, come avevo detto, se non ricordo male, di dividere questi video perché altrimenti diventavano troppo lunghi e non mi piace fare video troppo lunghi. Comunque, ora ve li mostro, giro l'inquadratura che così li vedete meglio e ci vediamo dopo. Ciao! Rieccoci, inquadratura girata e ora vi mostro i vari stickers che ho acquistato sempre su AliExpress. Come sempre, vi metterò tutti i link nel box informazioni, sperando che siano ancora tutti validi, perché tante volte capita che magari non ci siano più, non li vendano più, oppure magari sono finiti. Comunque io poi ve li cerco e ve li linko tutti qua sotto, così li potete trovare. Allora iniziamo con questa serie, diciamo serie, perché sembrano un po' tutti sullo stesso genere. La marca non lo so, forse sono diverse, original, forse sono la stessa marca. Allora, questo è Succulent Clip Art, tutti con le piante succulente, le piante grasse, Nature Fantasy, molto carini. Poi ci sono questi invece, sempre Floral Clip Art, che belli, col mulino a vento, carinissimi. Oh, che bella questa coniglietta. Bellissimo, questo invece è Warm Homeland, Simple Life, bello, Coffee Beans, si vedono? Si vedono, provo a tirarlo, provo a toglierli per vedere così com'è la consistenza, vediamo se riesco ad aprirli, sì, ok, per vedere come sono. Ah, ecco, sono trasparenti, ok. Bellissimi, hanno dei colori molto tenui. Belli. Che bello questo! Sembra il cestino dei lavori della mia mamma. Ah! Don't worry, be happy. Bello, bello, mi piace. Molto carino. Sì, mettiamoli da parte. Questi invece, Find the Beauty in Everyday, sempre by Original. I'm shy. Oh, che carino. Questo è tutto in Paris. Fashion show. Yes, it's more. Tutto con abbigliamento, ma si vedono, mi sembra che non si vedano molto bene. Carinissimi. E questi invece, tutte le cose per la cucina. Vediamo. Ah, ecco, forse ci mettevo davanti la mano io. Carinissimi. Belli, 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 carini. Tutti questi sono veramente carini. Belli, belli, mi piacciono. Altra serie, anche questi, che quando li ho visti me ne sono innamorata perché questi sono in stile un po' vintage, anche questi sono trasparenti. Adesso ve ne faccio vedere, vi faccio vedere solo uno, altrimenti qua diventa un video stra mega lungo. Anche questi sono trasparenti, sembrano quasi fatti su carta di riso, si vede? Molto 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 belli. Anche questi sono pretagliati, come si può vedere, sono pretagliati. Questi sono veramente anche questi molto belli e queste ci sono le varie fantasie così, con i fiori, il midori, forbici, una tag con una pochettina con il fiore. Questi invece sono pacchettino regalo. Oh, sono deliziosi. Sono più o meno gli stessi soggetti, più o meno sempre fiori, la lente, sono veramente deliziosi. Anche questo, guardate che bello. Io adoro questo genere di stickers, mi piacciono veramente tanto. Poi magari vi farò vedere come li utilizzo. Altri sticker sempre sullo stesso genere, questo però devo aprirli perché sono, eccoli, sono quattro fogli con degli sticker diversi, vi faccio vedere. Anche questi sono
su questa carta. Sembra quasi la carta degli washi tape. E ci sono vari soggetti, sempre di casa. Oh, con il micio. Ah, questi forse sono anche doppi, perché mi sembra che il micio c'era anche lì. Vediamo se è lo stesso. Sì, è praticamente quasi lo stesso. Pazienza. Tanto le cose se ce le ho doppie non fa niente, mi piacciono. Ah. Questo col barbecue. Oh, questa che è nel frigorifero che mangia. Col gatto che la guarda, fantastico. Simpaticissimo. La sarta che prende le misure. E il micetto. Ma sono carini, molto. Sono proprio belli. Con questi mobili stile anni 60, sì. Belli, mi piacciono. Ok, e questi sono finiti così. Altri, questi sono invece tutto a tema floreale nelle varie tonalità di colore. Vediamo, c'è sull'azzurro, il verde, ci sono i fiori, le foglie, vediamo che ve li tiro fuori che così si vedono meglio. Facciamo una alla volta, vediamo così. Con i fiori, qua invece con il verde, tutti sul verde, i vari ramoscelli, che belli. Questi anche, sì, sono anche questi già pretagliati, stavo guardando se erano, sì, si sono pretagliati, bellissimo, e con le frecce. Questi invece hanno foglie e alberi. Molto delicati, colori molto delicati, molto tenui, ma comunque molto belli. E questi invece nei toni del viola e dell'azzurro. Belli, molto belli anche questi. Ok, mettiamo in parte e poi ho queste due buste. E questi sono sempre lo stesso genere. Avete capito che avrete capito, vero, che mi piace questo genere. Questi invece sono, vediamo un po' se c'è scritto quanti pezzi sono. Sono 40 pezzi, però sono due, sono a coppie, in pratica sono 20 soggetti. Vediamo se riesco a farvene vedere qualcuno. Non sto a farveli vedere proprio tutti, tutti, perché altrimenti, come dicevo, viene un video stralunghissimo. Oh. Dai, gli occhiali, il calendario, primo aprile, pesce d'aprile. Poi cosa c'è? C'è il caffè con la brioche, questa è una sciarpa, cos'è? Sì, una sciarpa con le lettere, questo con le pere, il Midori, il Traveler, il computer, il telefonino con la tazza di caffè. Sono deliziosi, veramente molto carini. Anche questo cos'è? Sì, sempre Midori con la penna. Bello questo, vediamo se riesco a prenderlo. Il libro con la bottiglietta. Molto, molto carini, molto carini. E questi, vediamo un po', i soggetti sono diversi perché questi sono sempre tema più o meno floreale. Vediamo come sono. Un'occhiata veloce giusto per vedere come sono. No, sono bellissimi anche questi. Le piante. Belli, belli, veramente, veramente belli. Sì. Varie bottiglie con dentro il rametto. Sono una diversa dall'altra, ce ne sono diversi, il vasetto, anche questo invece così, non affiatoio, cos'è? Sì. Molto molto belli, anche questi, che belle tonalità, belli, mi piacciono.
Quante volte ho detto belli e mi piacciono? 2000? Sì. Anche questo lo metto con questi fiorellini. E per ultimo, no, quasi per ultimo. Allora, c'è... Oh mio Dio, che rumore. Questo è un washi tape. È bello perfino il sacchettino. Mi sa che terrò pure il sacchettino. La malattia di tenere le cose, vero? E questo è uno washi tape. Semplice a quadrettini, bello, perfetto. Mettiamo via e anche gli air stamp che mi erano rimasti in mezzo a tutto e non sono riuscita a farvi vedere nell'altro video dove c'erano tutti i timbrini. Questi sono tutti a tema caffè, tè e dolcetti. Belli. Anche questi. E ho anche questi, ma questi ve li faccio vedere velocemente perché altrimenti sono veramente tanti. Sono sempre stickers. Questi sono specie francobolli. Si vede nella... Vediamo se riesco a tirarli fuori senza impiegarci una vita. Ok. Li faccio vedere così velocemente. Belli, belli, molto belli anche questi. Ecco, se li piego così magari li vedete meglio. Belli, sì, questi. Poi invece questi sono con i fiori. Questi però sono, non sono, sono diversi, sono proprio pretagliati così. Rose, fiori gialli, molto molto carini. Sono più che altro, sì, sono belli, belli. Aspetta che sono al contrario. Ok. Oh, bella! Ups! Belli questi, però non mi sembrano doppi, ma mi sembrano tutti soggetti unici. Bellissimi anche questi, dove è finito? Oh, che bello anche questo, che colore! Ok, fiori. Poi invece questi sono... Cosa c'è qua? Funghi, animali, ah, anche questi sono sempre tipo francobolli, tagliati come i francobolli. Oh, che carini! Non me li ricordavo più com'erano. Oh, questo è come il timbro che ho. E la mano che scrive, bello. Bene, questi sono i vari soggetti. Qui invece sono... Come tutte delle scritte, come tutti i pezzi di giornali, vediamo. Che ve li faccio vedere anche questi. Oh, ecco. Sì, sono proprio tutti i pezzi di giornali. Questi vanno bene per fare il traveler, fare... Ma vedremo se troverò il modo di utilizzarli. E l'ultimo, questo invece, cosa c'è? Anche qua sono tipo scritte, pezzi di giornale, eccetera. Almeno vediamo, sì. Ci sono anche questi soggetti, sempre un po' vintage. Perfetto. Ho ancora degli altri acquisti da farvi vedere, ma ecco, se no diventerebbe ancora davvero troppo lungo, già è lungo questo video e ve li mostrerò in un altro video. Per ora è tutto. Questi sono tutti i miei acquisti di stickers e un washi tape. Questa volta ce n'era solo uno. Spero che vi sia piaciuto. Grazie per avermi seguito fino qui. Un bacio grande e arrivederci al prossimo video. Ciao!